Un bilancio molto positivo per quanto riguarda la stagione estiva a Giulianova. La città giuliese conferma il trend dello scorso anno con oltre 500.000 presenze, attestandosi come uno dei principali centri costieri regionali. Funziona quindi il piano marketing voluto fortemente dall'amministrazione comunale. Settembre ora sarà un mese cruciale però per valutare la tanto decantata destagionalizzazione. Che è stata una buona stagione, un po' condizionata dal maltempo del mese di giugno. Le condizioni climatiche sono importanti, soprattutto nel pre e post stagione, quindi ci auguriamo anche a settembre comunque che il tempo sia favorevole e ci possa permettere di concludere molto bene questa stagione. Noi abbiamo messo in campo tutte quelle che sono le strategie del piano di marketing, abbiamo avuto una grande visibilità, abbiamo comunque fatto grandi attività di promozione. Tanti eventi che hanno intrattenuto, hanno incuriosito e hanno portato gente in città, a sostegno ovviamente delle attività turistiche ma anche delle attività commerciali. Ecco, è Giulianova che si conferma come una delle mete più ambite in tutta la regione, assessore. Beh, Giulianova, come si dice, è una ridente cittadina, nel senso è l'intera costa che veramente ha delle caratteristiche, delle qualità uniche che sono facilmente spendibili sui mercati nazionali. Dobbiamo fare qualcosa di più, riunire un po' i territori, una macroarea per poter riuscire a promuoverci anche a livello europeo, a livello internazionale. Abbiamo mare, montagna, borghi, storie, arte, cultura e delle spiagge meravigliose. Quindi il prodotto c'è, va semplicemente comunicato e fatto conoscere nel migliore dei modi, ma la strada è quella giusta, l'abbiamo intrapresa anche grazie alla collaborazione con gli altri 7 comuni della Costa Teramana.